In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Grazia Domini nostri Gesù Christi et caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus, sit cum omnibus vobis. Et cum Spiritu tuo. All'interno dell'anno dedicato a San Giuseppe ci siamo ritrovati questa sera qui in questo luogo, la Grotta del Latte, che conserva la memoria della fuga in Egitto, una tappa di sosta all'inizio di questo cammino di esilio, e conserva la memoria del gesto tenero e materno di Maria che allatta il Divin Figlio. Vogliamo in questa celebrazione pregare in modo particolare per tutti coloro che oggi, come la Santa Famiglia, si trovano costretti a percorrere le vie dell'esilio. Iniziamo riconoscendo i nostri peccati. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra misteria celebranda. Confite ordeo omnipotenti, et vobis fratres, quia peccabi nimis, cogitazione, verbo, opere et omissione. Mea culpa, mea culpa, mea culpa, mea culpa. Ideo per Beata Maria Semper Vergine, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare domine, ad hominum Deum nostrum. Misereatur nostri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Excelsis Deo, et in terra pax hominibus, boner voluntatis, amabus te, benedicimus te, adoramus te. Glorificamus te, gratias animus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus et Celestis, Deus Pater, Domine Filio
Protector in te speransium Deus, qui unigenitum tuum redentorem nostrum, ex Herodis gladio fuga in Egyptum eripere voluisti, concede nobis famulis tuis, beatissima semper virgine eius matre Maria, et beato Iosef intercedentibus, ut ab omnibus inimicis liberati, serviamus tibi in sanctitate et justitia, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. In quei giorni, Israele dunque levò le sende con quanto possedeva e arrivò a Beersebia, dove offrì sacrifici al Dio di suo padre Isacco. Dio disse a Israele in una visione nella notte: Giacobbe, Giacobbe. Rispose: Eccomi. Riprese: Io sono Dio, il Dio di tuo padre. Non temere di scendere in Egitto, perché laggiù io farò di te una grande nazione. Io scenderò con te in Egitto e io certo ti farò tornare. Giuseppe ti chiuderà gli occhi con le sue mani. Giacobbe partì da Beersebia e i figli di Israele fecero salire il loro padre Giacobbe, i loro bambini e le loro donne sui carri che il faraone aveva mandato per trasportarlo. Presero il loro bestiame e tutti i beni che avevano acquistato nella terra di Canaan e vennero in Egitto. Giacobbe e con lui tutti i suoi discendenti, e li condusse con sé in Egitto i suoi figli e i nipoti, le sue figlie e le nipoti, tutti i suoi discendenti. Verbum Domini. Deo gratias. Cognoscatur in omnibus gentibus, salutarem tuum. Cognoscatur in omnibus gentibus, salutare tu. Deus misereatur nostre et benedicat nobis, illuminet vultum suum super nos, ut cognoscatur in terra via tua, in omnibus gentibus salutare tu. Cognoscatur in omnibus. Let them
Redemptor et exultet gentes, coniam judicas populos in equitate, et gentes intera dirigis. Omnius catui in omnibus gentibus, salutare tuum. Terra dedit fructum suum, benedicat nos Deus, Deus noster, benedicat nos Deus, et metu ante omnes fines terre. Cunius natui in omnibus gentibus, salutare tuum. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. أيها الإخوة، الوعد الذي وعده إبراهيم أو ذريته بأن يرث العالم لا يعود إلى الشريعة بل إلى بر الإيمان، فبالميراث يحصل بالإيمان ليكون على سبيل النعمة، ويبقى الوعد جاريا على ذرية إبراهيم كلها، لا على من ينتمون إلى الشريعة فقط بل على من ينتمون إلى إيمان إبراهيم أيضا، وهو أب لنا جميعا. فقد ورد في الكتاب: إني جعلتك أبا لعدد كبير من الأمم، وهو أب لنا عند الذي به آمنا، عند الله الذي يحيي الأموات ويدعو إلى الوجود غير الموجود. آمن راجيا على غير رجاء فأصبح أبا لعدد كبير من الأمم، على ما قيل هكذا تكون ذريتك، فلهذا عد له ذلك برا. Sent magi, ecce angelus domini apparet in somnis Joseph dicens: surget accipe puerum et matrem eius, et fuge in Egyptum esto ibi, usque dundicant tibi, futurum est enim uterodes, queram puerum ad pertentum eum. Qui con surrogenza cipit puerum et matrem eius nocte, et recessit in Egyptum et erat ibi usque ad obitum Herodis, ut ad impleretur, quod dictum est ad hominum per prophetam dicentem:
ex Egipto vocavit filium meum. Tuc Herodes videns quoniam illusus esset magis, eratus et valde et mitens occidit omnes pueros, qui erat in Betlem et omnibus finibus eius, abimatu et infra secundum tempus, quod exquisierat a magis. Tuc ad impletum est, quod dictum est per Jeremiam, profetam dicentem, vox in rama audita est, ploratus et ululatus multus, Raquel plorans filius suos, et nolo it consolare qui anno sunt. Defunto autem Herode, ecce apparet angelus Domini in sonis Joseph in Egypto dicens, surge et accipi puerum et matrem eius, et vade in terram Israel, defunti sunt enim qui querebant animam pueri, qui surgens accipit puerum et matrem eius, et venit in terram Israel. Audiens aute qui Archelaus regnaret in Judea pro Herode patre suo, timuit illo ire, et admonitus in sonis secessit in partes Galilee, et veniens habitavit in civitate, quae vocatur Nazaret, ut ad impleretur quod dictum est per profetas, Nazareus vocavitur. Verbum Domini. Laus tibi Christe. Carissime sorelle, carissimi fratelli, il Signore vi dia pace. All'interno dell'anno dedicato a San Giuseppe siamo di nuovo qui a Betlemme, questa volta nella Grotta del Latte, che ci ricorda la prima sosta della Santa Famiglia in fuga verso l'Egitto per scampare alla furia omicida di Erode, e ci ricorda pure il gesto tenero e materno di Maria che allatta il bambino Gesù. Nella nostra riflessione vogliamo guardare a San Giuseppe lasciandoci guidare dal racconto dell'Evangelista Matteo che abbiamo appena ascoltato. Vogliamo anche prendere spunto dal contesto di questo racconto per scoprire quanto sia attuale la figura e l'agire di San Giuseppe. Da un lato emerge la sua costante capacità di fidarsi di Dio, che si traduce in obbedienza a ciò che Dio chiede attraverso il sogno e la visione. In secondo luogo emerge il suo prendersi cura del bambino Gesù e di sua madre Maria. La cura di Giuseppe non è narcisisticamente rivolta a se stesso, ma sempre alle persone che gli sono affidate. In terzo luogo vediamo che attraverso l'obbedienza di Giuseppe e attraverso ciò che lui fa si realizzano le scritture e si fa concreta la salvezza che Dio vuole operare nella nostra storia attraverso il suo figlio Gesù. Così, assieme a Giuseppe, il bambino Gesù e sua madre scendono in Egitto e assieme a Giuseppe faranno ritorno in Galilea dopo la morte di Erode il Grande e andranno a vivere a Nazaret, dando compimento
alle scritture. Questo ci fa riflettere sul tipo di insegnamento che San Giuseppe, pur senza mai dire una parola, ci suggerisce. Ci suggerisce di impostare la nostra esistenza mettendo al centro la parola di Dio, che illumina tutte le situazioni della nostra vita, che illumina anche i momenti difficili, che trasforma gli imprevisti e perfino le tragedie in anelli della catena di una possibile e reale storia di salvezza e di redenzione. Tutto ciò a patto che ci fidiamo della parola di Dio, della parola che Lui ci dice, e obbediamo alla parola anche se può sembrare solo un sogno o una visione. San Giuseppe poi ci insegna che è fondamentale che ci prendiamo cura del bambino Gesù e di sua madre, cioè permettiamo a Gesù di rimanere vivo in noi, anche e soprattutto quando ci troviamo a vivere in un ambiente ostile che vuole eliminarlo. Se ci prendiamo cura del bambino e di sua madre, anche attraverso di noi continuerà a realizzarsi la scrittura oggi. E proprio quel bambino potrà continuare a portare salvezza anche attraverso di noi. Certo, questo significa preoccuparci meno di noi stessi e concentrarci invece sul bambino e sua madre, permettendo al bambino di crescere in noi e alla madre di nutrirlo in noi, per donarlo a noi. Anche il contesto del racconto è oltremodo significativo e attuale per questa terra santa in cui ci troviamo a vivere, ma anche per il mondo intero. Giuseppe si trova costretto a emigrare, non perché sogna un luogo migliore o una condizione economica più ricca, ma perché deve scappare da un ambiente ostile, da una situazione di violenza e di guerra, e deve, per senso di responsabilità e per vocazione, prendersi cura delle persone che ama, dei suoi familiari, e cercare di tutelare la loro incolumità, la loro vita, la loro sopravvivenza, il loro futuro. Giuseppe si trova nella stessa situazione in cui si trovano molti dei nostri cristiani di Terra Santa, di Gaza e di Betlemme, della Siria, del Libano e dell'Iraq, ma anche di molti altri paesi dell'Asia, dell'Africa e dell'America Latina, anch'essi in fuga non per scelta ma per necessità, anch'essi in esilio perché costretti a cercare un lavoro altrove, anch'essi spinti ad emigrare da una situazione che non permette a loro e alle loro famiglie di vivere con dignità a casa propria, perché la guerra li ha sradicati dal proprio paese e li ha resi profughi, o perché le difficoltà economiche li hanno costretti a cercare altrove un futuro per sé e per i propri cari. Celebrare qui a Betlemme, in questo luogo della prima sosta della Santa Famiglia sulla via della fuga in Egitto, deve perciò renderci più sensibili verso chi si trova oggi nella situazione di Giuseppe, verso chi è costretto a prendere con sé il bambino e sua madre e scappare. Se ciò non accade, tutta la nostra devozione sarà inutile. Saremo come quei tali che nel giudizio finale chiedono a Gesù: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli non l'avete fatto a me. Quello che Giuseppe ha fatto per Gesù e Maria è quello che Gesù chiede di fare oggi per coloro nei quali lui continua a identificarsi, e lo chiede a noi. Chiediamo in questo luogo, attraverso la preghiera e l'intercessione di San Giuseppe,
O San Giuseppe, uomo giusto, ottieni per noi la grazia di saperci fidare sempre della parola di Dio e di metterla in pratica come hai fatto tu. O San Giuseppe, custode della Santa Famiglia, ottieni per noi la grazia di prenderci cura del bambino Gesù e di sua madre più che di noi stessi, di prenderci cura di coloro nei quali oggi il bambino Gesù continua a identificarsi e chiede di essere accolto e tutelato. Così sia. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibili omnium, et invisibilium, et in unum Dominum, Patre natum, ante omnia secula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo veros, genitum non factum, consubstantialem patri, perque nomina facta sunt. In omnes omnes, et propter nostra salutem, descendite celis. Et incarnatus est, Spiritus Sanctus, passus ex sepultus est. Et resurrexit etia die, secundum scriptura. Glorificatur, qui locutus est per pro
Deum Patrem Omnipotentem, qui vult omnes homines salvos fieri, et ad agnitionem veritatis venire, tota mentis nostre fratres carissimi, dirigatur Horatio. Dominum de pecemur, te rogamus auninos. Nusabbihuca, ya Rab, ala ta'ati Yusuf. أعطي كنيستك أن تكون مطيعة لتعاليم ابنك الإلهي إلى الرب نطلب. Gloria a Teo Padre per il discernimento di Giuseppe. Dona a nostri pastori la sapienza che sa capire i segni dei tempi. Preghiamo. Dominum de precemur, te rogamus audinos. That Christ may fill Pope Francis, our Patriarch Pier Battista, and the whole order of bishops with spiritual gifts and graces. Dominum de precemur, te rogamus audinos. Nous te louons, Père, pour le labeur de Saint Joseph, remplis de ta grâce le travail généreux et honnête de tes frères, les hommes. Dominum de precemur, te rogamus audinos. Bendito seas, Padre, por la responsabilidad activa y silenciosa de José. Enséñala a todos los padres para que enseñen a sus hijos el camino del Señor. Dominum de precemur, te rogamus audinos. Te glorificamos, Pai, pela presença de Cristo nesta casa de José. Jesus Eucarístico, seja para nós o centro da nossa vida. Dominum de precemur, te rogamus audinos. In questo luogo preghiamo in modo particolare anche per tutti gli esiliati, i profughi e i rifugiati, perché si sentano accompagnati dall'angelo del Signore e trovino accoglienza in modo speciale nella comunità cristiana. Dominum de precemur, te rogamus audinos. Deus refugium nostrum et virtus, adesto piis ecclesiae tue precibus, auctor ipse pietatis, et presta ut quod fideliter petimus, efficaciter consequamur, per Christum Dominum nostrum. Amen.
quam bonus rectis est Deus, Deus is primus cum corde. Miriam te matere Deo bonum est, bonum Orate, fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Suscita per omnium sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem quoque nostra, domiusque ecclesiae suae sancte. Omnipotens sempiterne Deus, qui filium tuum, cum eius matre Maria et Iosef, in Egypto exulent commemorari voluisti, presta ut ec pacifica oblatio, communionem obtineat animorum, et caritatem fraternitate serga omnes oppressus ad augeat, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sum corda. Alleluia ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, et salutare nos tibi sempre et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, et te in solennitate beati Iosef debitis magnificare preconis, benedicere et predicare. Qui et vir justus a te Dei pare virgini sponsus est datus, et fidelis servus ac prudens super familiam tuam est constitutus,
et unigenitum tuum, Sancti Spiritus ob umbrazione conceptum, paterna vice custodiret, Iesum Christum Dominum nostrum, per quem maiestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates, celi celorunque virtutes, ac beata serafim, socia exultatione concelebrant, cum quibus et nostras voces, ut admitti iubeas deprecamur, supplici confessione dicentes. Sanctus es Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum, Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortu usque ad occasum, oblatio munda offeratur nomini tuo. Supplice servo te, Domine, de precamur, ut ec munera quae tibi sacranda detulimus, eodem spiritus sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant, fili tui, Domini nostri, Iesu Christi, cuius mandato ec misteria celebramus. Ipse enim in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens calicem et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis e fundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem.
Mysterium Fidei. Domine, eius den fili tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et santum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tue, et agnoscens hostiam, cuius voluisti immolazione placari, concede ut qui corpore et sanguine fili tui reficimur, spiritu eius sancto repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Cristo. Ipse nos tibi purificamur nos eternum, un cum electus tu hereditatem consequit valeamus, in primus quam beatam Vergine, Deitrice Maria, cum beato Iose eius sponsum, cum beatin apostoles tue glorioso martyrimus, e omnibus sanctis quorum intercessione perpetua apud te confidamus audabitui. Ec ostia nostra de conciliationis proficiat quesumus Domine, ad totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum famulo tuo Papa nostro Francisco, et Episcopo et Patriarca nostro Petro Battista, cum Episcopali Ordine et Universo Clero et Omni Populo Acquisitionis Tue. Voti suius familiae, quantibi a stare voluisti, adesto propitius. Omnes filios tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge. Fratres nostros defunctos, et omnes qui tibi placentes ex hoc saeculo transierunt, in regnum tuum benignus admitte ubi fore speramus, ut simul gloria tua perenniter satiemur. Per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cunta largiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnes honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Adeus in cedis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, liberanos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Jesu
Christe, quid ixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, e anque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Offerte vobis pace. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cena magni vocati sunt. Spiritu
Oremus. Gratiam tuam Domine semper accumulet divini participatio sacramenti, ut qui exilium fili tui in Egypto commemorant, in omnibus rebus adversis, precibus eius matris, et beati Iosef, patientiam et spem, quae non confundit, semper abeant, et voluntatem tuam facientes, promissam hereditatem ingredi mereantur per Christum Dominum nostrum. Amen. Allora voglio ringraziare al Padre Custodio per la presenza sua per questa celebrazione che la quale abbiamo partecipato. Sappiamo che Betlemme è anche importante non soltanto per la nascita di Gesù Bambino, ma per la presenza di Giuseppe, di Maria, della Sacra Famiglia. Nella sua omilia il Padre Custodio ha segnato tutto questo percorso, quello che veramente noi abbiamo fatto memoria di questo evento, la Grotta del Latte, il luogo dove anche la Sacra Famiglia è stata qui. Volevo ringraziare a tutti i confratelli che hanno partecipato, ai confratelli che hanno concelebrato questa Eucaristia, alle comunità religiose che sempre partecipano e accompagnano in questo evento, a tutti i laici che anche partecipano in questa celebrazione, ringraziare in maniera particolare ai chierici di San Salvatore che hanno animato e hanno partecipato in questa liturgia. Dopo di questa celebrazione le suore anche hanno preparato non soltanto la parte liturgica, anche hanno preparato un rifresco, un biscotti, che dopo quello andiamo per la parte della rampa, la parte superiore, ci sarà un refresco per condividere un momento e parlarci un po'. Grazie. A pagina 34 troviamo l'Angelus in onore di San Giuseppe, questa preghiera che viene recitata settimanalmente nella casa di San Giuseppe a Nazareth e che questa sera recitiamo qui alla Grotta del Latte. Angelus Domini apparuit in somnis Iosef. Ave Iosef, gratia dives, Dominus tecum, benedictus tu inter viros et benedictus fructus ventris Mariae Iesus. Sancte Iosef, pater nutrice filii Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Iosef, fili David, noli timere accipere Mariam coniugem tuam. Quo in Spiritus Sancto est. Ave Iosef, gratia dives, Dominus tecum, benedictus tu inter viros et benedictus fructus ventris Mariae Iesus. Sancte Iosef, pater nutrice filii Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Pari et autem filium et vocabis nomen eius Iesum. Ipse enim salvum facie et populum suum peccatis eorum. Ave Iosef, gratia dives, Dominus tecum,
Benedictus tu inter viros et benedictus fructus ventris Mariae Iesus. Sancte Iosef, Pater nutrice et filii Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis gloriose Patriarca Sancte Iosef. Ubi beneficiamur provisionibus Christi. Sanctissime genitricis tue sponsi patrocinio suffulti, rogamus Domine clementiam tuam, ut corda nostra facias terrena cuncta despicere, ac te verum Deum perfecta caritate diligere, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua lucea Deis. Requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum. Et tuo spirito tuo. Inclinate vos ad benedictionem. Deus gloria et exultatio sanctorum benedicat vos benedictione perpetua, qui vobis tribuit eximis suffragis roborari. Amen. Eorum intercessione a presentibus malis liberati et exemplis sancte conversationis instructi, in servizio Dei fratrunque inveniamini semper intenti. Amen. Quatenus cumis omnibus valeatis illius patriae vos gaudia possidere, in qua filio suo supernis coniungi civibus, in pace perpetua sancta laetatur ecclesia. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amen.